La 6, speciale Festival Internazionale del Film di Roma. Siamo al Festival Internazionale del Film di Roma in occasione della presentazione del film di Ivan Cotroneo, La criptonite nella borsa. Siamo con Luca Zingaretti, tra i protagonisti del film. Cosa ne pensi del tuo personaggio, che non ha propriamente un comportamento irreprensibile? Ma senti, dunque, se visto con gli occhi di oggi, il personaggio che interpreto è sicuramente un personaggio che riceverebbe una sonora bocciatura, ma con gli occhi d'allora, in fin dei conti, ma quello doveva fare un padre? I figli erano, come dire, l'educazione dei figli era affidata totalmente, almeno fino a una certa età, alla madre. Il fatto che si tradiva era un qualcosa che poco aveva a che fare con il matrimonio ufficiale, no? Adesso sono cose che fanno inorridire, ma adesso abbiamo 30 anni di cultura pedagogica, psicologica, quindi viviamo in maniera completamente diversa, non so se ve ne siete accorti, ma il mondo ci è cambiato da sotto il sedere in una maniera incredibile. Detto questo, a me mi intenerisce questa capacità di stupirsi, di sognare, di combattere, come dicevo prima, di desiderare, questo arrabattarsi senza saper, cioè, ma adesso quei comportamenti là ci sembrano veramente in certi aspetti infantili, no? Parlare male del bambino col bambino presente, chi lo farebbe mai? Oppure ubriacare il bambino o passarlo sopra le cose del gas, è una roba che adesso non farebbe nemmeno un aguzzino. Quindi questo vivere in un modo magari anche più semplice a me non può che intenerirmi, ecco. E come ti sei preparato a questo ruolo? Era tutto scritto, devo dire sinceramente, era tutto scritto. Quello che posso dire è che mentre Valeria ha cominciato ad avere rapporti col bambino fin da subito, Ivan si è preoccupato di fargli uscire dei pomeriggi insieme per Napoli, in modo che si conoscessero, in modo che cominciassero ad avere una certa confidenza. Noi abbiamo deciso, proprio perché la confidenza di un padre di oggi è diversa dalla confidenza di un padre di allora, abbiamo deciso di creare un po' più di distacco, tant'è che ci siamo conosciuti, però non è che ci siamo frequentati prima, e ci siamo cominciati a conoscere sul set, ecco, diciamo che l'escamotage è stato un po' questo, e l'ho trovato anche di grande aiuto come escamotage. Qual è stata per te la cosa più difficile nel recitare in un film ambientato negli anni 70? Farmi entrare i pantaloni al Zampa delle Fan, che non mi sono mai messo in vita mia, tantomeno gli stivaletti. Devo dire che guardarmi allo specchio e andare a recitare è stata veramente dura. Cioè, nonostante poi il costumista, che è straordinario, ha fatto un lavoro veramente incredibile su un po' tutti noi, però vedermi con quel look là è stata veramente dura. Il film racconta la storia di una famiglia che vive nella Napoli degli anni 70, ma la tua famiglia invece com'era? La mia famiglia era una normalissima famiglia, appunto, di quegli anni lì, media borghesia romana ovviamente. L'unica cosa un po' che poteva essere diversa per quegli anni è che i miei genitori erano separati, sono separati in un'epoca in cui, dico per dire, a scuola mia credo essere stato l'unico insieme a mio fratello ad avere i genitori separati. Adesso è esattamente il contrario, adesso non si riesce a trovare un bambino di 7-8 anni che abbia i genitori che stanno ancora insieme, e non, questo magari non è proprio così bello, ecco, a proposito di quello che dicevo prima, cioè della capacità di riuscire a combattere per le cose che si ritengono importanti. Oggi si molla un po' troppo presto, ci si lascia un po' troppo facilmente, si desidera le cose o più o meno materiali poco, secondo me, perché il passaggio tra il desiderio e l'appagamento del desiderio è immediato, e questa cosa qua mi sento di rimpiangere un po'. Com'è stato invece il lavoro sul set con Ivan Cotroneo? Come dirigeva gli attori? Ma Ivan innanzitutto è una persona di un grandissimo talento, e questo viva lui, insomma. Perché voi sapete che lui ha cominciato traducendo, scrivendo di cinema, scrivendo di letteratura, e poi approdando a questa esperienza. Io dico sempre, proprio perché mi sembra impossibile che tanto talento sia presente in una persona solo, che Ivan non è un individuo ma sono tre gemelli che si danno il cambio di volta in volta. Ma credo, a parte queste cose qua, credo che il suo aspetto migliore sia la sua straordinaria umanità. Ivan è una persona molto curiosa del mondo che lo circonda, e la curiosità per me in un individuo è una delle cose più importanti, e lo porta, questa curiosità, ad ascoltare le persone. Oggi come oggi, avere un regista, ma anche un amico che ti ascolta, credo sia importante, fondamentale e molto raro. E lui ha cominciato ascoltandoti, quindi ti ha dato la sensazione che quello che dicevi era intelligente, che quello che dicevi era importante, e quindi
in questo modo, conquistando la tua fiducia, ha conquistato anche il tuo abbandono. Il tuo personaggio ripete sempre al figlio che la vita va avanti. Vale anche oggi questa frase? Ma sì, ma ci mancherebbe, la vita va avanti. The show must go on. Vi dico, mi è rimasta molto impressa quando Steve Jobs, quando è morto, hanno fatto rivedere questo suo bellissimo discorso di ringraziamento per la laurea ad honorem, e quando lui dice la morte è la più grande invenzione della vita, perché non ci piace, perché quando ci tocca a noi o quando ci toccherà a noi sicuramente non ci piacerà, però è così, è la vita che rotola ed è giusto che sia così. Prima si lottava di più per ottenere le cose rispetto ad oggi. C'era più speranza, forse, anche più fiducia nel futuro. Tu cosa ne pensi? Ah sì, 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 ma questo sono d'accordo. Voglio dire, era molto più facile all'epoca avere un qualcosa contro cui combattere, c'era un nemico preciso per ogni cosa. Adesso le cose sono tutte molto più complicate, adesso le cose sono molto più semplici e forse questa semplicità non aiuta. Questo sono d'accordissimo, infatti io non vorrei essere ventenne oggi come oggi, perché non capisci da dove arriva il nemico, non capisci qual è la tua... Cioè, credo che i nostri giovani, che spesso e volentieri vengono imputati di ogni male possibile, in realtà si trovano a vivere una realtà estremamente più difficile, proprio perché più confusa di chi ha qualche anno di più. Una curiosità, ti rivedremo nei panni di Montalbano? Guarda, non lo so, nel senso che per quanto mi riguarda io ho ancora voglia di farlo e ho sempre detto che fino a che ho voglia, nel senso fino a che mi divertirò lo farò. Però non so come stanno messi, se la Rai ha firmato o meno i prossimi episodi, che dovremmo farne altri 4. Io spero che insomma si riescano a girare al più presto, proprio perché... Guarda, non è attenzione, è una questione, dicevo prima a una collega, che spesso e volentieri il successo di Montalbano mi ha dato per scontato, proprio perché sono 10 anni. E invece proprio perché sono 10 anni è difficile, è molto facile di solito in genere avere un discreto successo, il difficile è mantenerlo. Noi non abbiamo fatto tanti episodi, noi abbiamo fatto meno, cioè abbiamo fatto 20 film dai libri di Montalbano, e questi 20 film sono stati rimandati e rimandati e rimandati, e sembrano tanti, ma in realtà sono meno di una serie televisiva di un anno, se conti che una serie televisiva in media fa 35-40 serate, noi ne abbiamo fatte 20 in 10 anni. Però ciononostante questi film vengono visti, rivisti, comperati in DVD, e adesso da tanto tempo, adesso esce, viene fuori che sono stati venduti in Francia, in Germania, in America, all'ultima la BBC, che insomma è la televisione nel mondo. Però mi piacerebbe che questa cosa venisse vista non come dice, vabbè, la solita cosa, sì, vabbè, è andata bene lì, andrà bene. Non è vero, non è scontato, e questo, se mi permetti, è anche merito di tutti quelli che lavorano a questo progetto, che non hanno mai mollato, hanno sempre cercato di fare, sai, è facile tirare i remi in barca, cioè, vabbè, è andato bene, invece stare lì, discutere su ogni singola battuta, il regista che gira fino a che non ha buona, come fosse veramente un film. È una cosa che a me sinceramente mi piace sottolineare, che mi rende orgoglioso, visto che poi porta a questo successo enorme, ormai anche planetario, che questi episodi hanno. La 6, speciale Festival Internazionale del Film di Roma.